saluto tutti con piacere, le autorità e i professori cinesi e le autorità e i professori italiani. Voi potete capire che un architetto com'è emozionante vedere che un suo edificio viene riempito di tanta energia, di tanta freschezza legata al futuro, alla innovazione e una quantità di gente di due nazioni lontane, di due culture lontane, però due piene di storia, si mette insieme per lavorare sul futuro. Questi edifici sorgono in un punto di Milano che era alla fine del 1800 un luogo di industrie, di piccole industrie, di manifatture che alla fine del 1800 erano delle innovazioni, per cui la storia si ripete, perché cambiando le epoche questi edifici che piano piano sono scomparsi vengono sostituiti da edifici nuovi. Nel fare questo complesso Bovisa Tech noi abbiamo simulato con delle finestre orizzontali e continue, con delle facciate continue, gli antichi capannoni che c'erano anche proprio sopra questa zona e naturalmente lavorando con nuovissime tecnologie, con il risparmio energetico, con un cantiere molto evoluto. L'estetica di questa costruzione è poi legata al tentativo di emettere dentro Milano un'immagine forte, abbastanza simbolica. Ci sono delle punte in questi edifici che simulano o vogliono fare amicizia con le guglie del Duomo di Milano. Quando si cominciò a costruire non sapevamo bene cosa avrebbe contenuto l'edificio, perché in questi tempi molta architettura viene considerata come un contenitore, come una scatola che dopo può essere riempita in maniere diverse. Pertanto c'era una pianta disponibile, però il nostro sogno di architetti, di me e del mio gruppo, è quello sempre stato di portarci dentro la ricerca, anche perché abbiamo il privilegio di essere proprio di fianco al Politecnico di Milano. Questa cosa è successa e io ne sono molto contento e vi ringrazio.